100 libri per bambini donati alla pediatria dell'ospedale Castelli di Verbania dalla signora Roberta Ersilia Realini. Sono racconti un po' ispirati alla sua infanzia. Sì, sono ricordi della mia infanzia e aneddoti vissuti con la mia famiglia e con mio nipotino Zeno di 9 anni. Al termine di ogni racconto una pagina vuota, perché? Una pagina vuota, una pagina bianca intitolata Illustra tu la storia, per dare al lettore la fantasia, la possibilità di esprimere la sua fantasia, quello che leggendo il racconto, sfogliando il libro se ancora non sa leggere, quello che lo ha ispirato. Sono diverse le donazioni che ha attivato sul territorio? Beh, ho consegnato in altri reparti pediatrici, ho consegnato nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. Ho fatto stampare 5.000 copie, oggi ne ho in casa 1.000, quindi 4.000 bimbi sono stati omaggiati, perché è un libro che non è in vendita ma viene donato. Qual è il valore di questo regalo? Beh, questo è un valore secondo me non solo materiale, ma soprattutto è un valore emotivo, perché sono tutte storie vere, storie vissute dalla signora Roberta, vissute e raccontate poi al nipotino, e da qui è nata l'idea di trascriverle in rima addirittura, e poi sono state illustrate. La cosa anche simpatica è che le persone illustrate nei disegni sono reali, sono il marito della signora Roberta, il nipotino, le altre persone che insomma sono coinvolte in queste storie, che sono poi anche filastrocche, che sono anche situazioni appunto vere, vissute.